Ok, quasi perfetto, quasi perfetto. Aspetta. Si dovrebbe vedere, si dovrebbe vedere. Salve a tutti i miei piccoli amanti di Sonoject e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo nella serie più aspettata da tutti, tutti quanti me la stanno chiedendo, ovvero Oject, quando fai chiacchieriamo con la volpe oppure una specie di cosa simile? Ebbene sì, oggi siamo nella serie. Vi ricordo ragazzi, anzi vediamo se riusciamo a superare i 310 like. Ovviamente non fermiamoci ragazzi a 250-298, raggiungiamo i 300 e buttiamo anche oltre i 200, quindi mi raccomando lasciate le pollicioni su e mi raccomando iscrivetevi con la campanellina, e se volete farmi la domanda ragazzi con l'hashtag VOLP potete benissimo farmi la domanda, nel senso hashtag VOLP distaccato Oject qual è, oppure hashtag VOLP distaccato mettete qualsiasi altra domanda sia. E ragazzi, già da come avrete visto dall'intro, che ho tolto questo coperchietto, mi sono preso una videocamera, oppure telecamera, come volete chiamarla, insomma. Ragazzi, questa qui, la Canon, è una reflex, raga, quindi abbiamo una buona qualità. E poi, non lo so, ho trovato, ragazzi, anche queste cavole di cose che per mi hanno salvato la vita, ragazzi. Due di queste schede SD, quelle anche con l'adattatore, da 128, quindi quando si riempirà questa utilizzeremo l'altra. Ho deciso di prendere una per i video questi che faremo in casa e la seconda, raga, magari quando faremo i vlog fuori, perché io quest'anno, ragazzi, devo andare al Games Week, salvo imprevisti, devo andare al Games Week, quindi queste qua mi aiuteranno tantissimo. Detto questo, ragazzi, vi mando alla intro. La capo mi fai uno zoom sul cappellino. Guarda te, guarda che bello sto zoom. Che bello. Forse, aspetta, sì. Magari Oject cerca di fare meno casini. Zoom, ok, perfetto, così è più professionale. Ragazzi, sono appena ritornato dal bagno. E ragazzi, ho pubblicato un video minimo, proprio minimo, dove vi spiegavo che per 24 ore il video rimaneva e poi si eliminava, in modo tale che io riuscivo a prendere tutte le domande. Ebbene sì, sono riuscito a prendere tutte le domande, oppure tra un po' aumenteranno. Una cosa che vi voglio dire prima che iniziamo a leggere le domande che mi state facendo, ragazzi, vi voglio dire prima di tutto un grazie, grazie, grazie. In 5 minuti 600 persone hanno visto già questo, di cui 600 persone ovviamente hanno lasciato il like. E ragazzi, io che vi devo dire? Vi voglio dire un grazie, ragazzi, voglio dire un grazie. Spero che succeda anche per questo video, perché se succede per questo video veramente possiamo andare avanti con questa serie. Vi ricordo, ragazzi, ve l'ho già detto quanti like, vabbè sì, vi avrò detto sicuramente all'inizio video, però ve lo ricordo, raga, superiamo i 300 like per questo video. Allora ragazzi, abbiamo ben 140 domande addirittura. Perfetto ragazzi, io direi di andare a leggere. È svenuto il Blue Yeti, ma... Allora ragazzi, andiamo a leggere le prime domande, va bene? Vi metterò il commento, non so dove, sicuramente sotto di me. E andiamo a leggere, ok? Marshmallow XT, dove abiti? A casa, no, sto scherzando. Abito in Puglia, ragazzi, in un paesino che ora non vi posso dire, ma sono vicino a Bari e Foggia. Foggia mezz'ora, Bari un'oretta, all'incirca, lì siamo. Poi c'è Natalino Diamante, hashtag Volp, secondo te come mi chiamo? Come mi chiamo Natalino Giuseppe Flavio? Natalino Giuseppe Flavio! Cioè, no, secondo me ti chiami Giuseppe, dai, fammi sapere. Astrid King ci scrive, CU anti anni hai, ok, quanti anni hai? Traduco in non so che cosa sia questa lingua, però traduco. Allora, quanti anni hai, ragazzi? Io ho 18 anni, compiuti il 13 giugno. Infatti, molte persone di voi mi hanno fatto anche gli auguri, oltre al 18esimo, oltre all'onomastico, perché ora rispondo anche all'altra domanda, mi chiamo Antonio, io, raga. E quindi mi hanno fatto doppi auguri, più mi hanno fatto anche un auguri speciale anche per i 10 anni su YouTube. Sì, sono da 10 anni su YouTube, infatti mi sento vecchio. Hashtag Volp, qual è il tuo cantante preferito e ti piace la WWE? Allora, la WWE non mi piace, cioè proprio lo sport a me in generale non piace, piace praticarlo ma non guardarlo. Stavi dicendo, qual è, cioè stavi dicendo, stavo leggendo, il mio cantante preferito, ragazzi, oddio, ci sono, cioè non c'è un cantante preferito, ragazzi. A me piacciono molto i generi musicali vari, tipo posso passare dalla musica classica o da Michael Bublé, posso passare anche alla musica rock, dalla musica rock passo all'electrodance o altra roba. Mi piace tantissimo, se proprio devo scegliere, ragazzi, scelgo o Martin Garrix o Skrillex, perché le canzoni electro mi piacciono tantissimo. Hashtag Volp, da quale decisione hai cominciato a fare i video su YouTube? TVB, Lorenzo.
Va bene, Lori, ti chiamo così perché mi piace più chiamarti così. Allora, Lori, proprio uno col tuo nome mi ha spinto proprio a fare lo youtuber. Ero piccolo, avevo 8 anni e stavo sempre vicino al mio pocket, così era alto, dove super ci giocavo a Minecraft e vedevo anche i video su YouTube, perché lì per lì, ragazzi, avevo aperto il mio primo canale YouTube, che era un canale YouTube, avete presente voi quando vi iscrivete e non pubblicate video, uguale. Benissimo, lì vedevo sempre uno youtuber, Favij, si sentiva molto parlare. L'ho seguito molto prima, oppure non mi ricordo se in quell'attimo aveva fatti 10.000 iscritti. E poi pian piano, ragazzi, l'ho visto tipo dai 10.000, il giorno dopo 20.000, 25.000. Ed è salito tantissimo questo creator che si chiama Lorenzo Stoni. E da lui ho iniziato a fare video. Cioè, da lui, da quello che vedevo, mi sono spinto a fare video. Gaming Player OOF Hashtag Volp, qual è il PIN della tua carta di credito? XD. Allora, ascoltami bene. Lo so perché non ce l'ho la carta di credito. Quindi che cavolo ti devo dare? Allora, Alessandro 1234 oppure 1234. Hashtag Volp, qualche volta puoi dirci a noi fan che vai in un luogo? Così ci andiamo anche noi e ti incontriamo. Quindi state dicendo di fare, tra virgolette, degli eventi oppure degli incontri, non si può dire perché sembra qualcos'altro. Fate finta che non ho detto niente in questo momento. Sì, allora, si potrebbe fare. Però, ragazzi, ovviamente io non è che ho 100.000 iscritti o sono così seguito. Oddio, ci sono le 10.000 persone che mi seguono giornalmente, a cui piaccio, ovviamente. Però, ragazzi, non è che posso dire, raga andiamo lì. Per esempio, ultimamente, ragazzi, ho saputo che il 31 luglio nel paese dove io sono praticamente vicino ci stanno i Bundabash. I Bundabash, raga, devo andarli assolutamente a vedere, quindi di lì ci saremo, ragazzi. Se volete sapere qualcos'altro, ragazzi, in più vi lascio in descrizione qualche informazione, perché ci sarà il 31 luglio un concerto all'aperto, non si paga niente, in un piccolo paesino della Puglia, dove io sono vicino, ovviamente. E ci sono i Bundabash, i cantanti, quindi possiamo andare lì, posso invitarvi lì, magari se volete possiamo incontrarci, scambiare qualche chiacchiera. Satoshi Sen, ok, sì, ok. Hashtag Volp, guardi anime? Se sì, quali? E quali sono i tuoi preferiti? Allora, rispondo alla prima domanda. Guardi anime? Sì, guardo anime con i miei amici, però a casa di solito non li guardo perché sono molto impegnato con questo hobby YouTube, ok? Poi, se sì, quali? Ora sto guardando One Punch Man e Jojo. Sì, il mio preferito, ragazzi, è Jojo. Non ho capito perché, cioè non l'ho guardato per niente, lo sto guardando ora, però l'ho guardato in mezzo e mezzo. Però non lo so, da quel che si vede è bello, quindi mi sa che me lo andrò a vedere da capo. Hashtag Volp, che non ha scritto, però vabbè, Brawl Community. Vivi con i tuoi genitori? Sì, perché ovviamente ho 18 anni, raga, non è che posso andare a fare chissà che cosa. Cioè, non ho, cioè per il momento, raga, ho questo che non è un lavoro ma è un hobby. Allora, Ifebug, ma sei impazzito oggi? XD, Mordug. Sì, leggermente ero impazzito perché ho ovviamente preso la reflex. Allora, sentimi una cosa. Cioè, Mordug, tu hai una reflex, compri una reflex, hai un cavalletto. Cioè, puoi fare di tutto, puoi fare tutto. E ho scelto Adrian. Vedi un po' te, vedi. Era bello anche, ragazzi, se tipo facevo praticamente con Sony Vegas, mi mettevo la faccia di Adrian. E lì, ragazzi, là io cadevo a terra e dicevo: no, Ojek, tu sei un cavolo di Dio. Allora, ragazzi, so che è brutto adesso cambiare inquadratura e passare dalla Canon alla webcam, però ragazzi, era la mattina successiva, io dovevo editare il video, quindi devo uscire tutto per oggi, quindi perlomeno magari riusciamo a fare uscire qualcosa. Ragazzi, io vi ricordo di lasciare i 310 like, anzi di superarli, e vi ricordo che 500 like faremo la reaction al mio primissimo video, quindi se volete la reaction lasciate un bel pollicione in su. Mi raccomando, per tutte le persone nuove, iscrivetevi al mio canale. Mi raccomando, più like raggiungiamo e più queste serie potrà andare avanti, quindi mi raccomando, condividete con i vostri amici e chiedetemi tutte le domande che volete con l'hashtag Volp. Per esempio, se siete nuovi, siete venuti qui, volete tipo sapere che cosa porto, tipo hashtag Volp, che cosa porti sul canale di solito, cosa pensi di portare, come pensi di andare avanti con il canale, che tipo che computer hai, che cosa c'hai, che cosa non c'hai, capito, tipo una cosa del genere, potete benissimo chiederla soltanto con l'hashtag Volp, ok? Quindi hashtag Volp, distaccato, la domanda che mi volete fare, oppure ragazzi, taggatemi, scrivete chiocciola HOJECT, ok? Taggatemi tutti quanti e mi raccomando,
raccomando, seguitemi su Instagram, OjectTM, e anche sul mio secondo canale che trovate qui in descrizione e qui in alto a sinistra, perché oggi porterò un secondo video anche su quel canale, quindi mi raccomando, passate anche su quel canale. Detto questo ragazzi, io vi saluto e vi mando un bel bacione. Ciao ragazzi, ciao!